dell'associazione CASMO, lei che da anni si muove nell'ambito di Pulcinella Mente. In effetti io faccio parte anche dello staff insieme al direttore e al videore, quindi un ringraziamento va a lui anche per darmi la soddisfazione quest'anno, perché io faccio un festival quasi da 12-13 anni, oggi siamo arrivati alla quarta edizione. Però la quarta edizione quest'anno è andata nell'ambito della 15ª rassegna dei Pulcinella Mente, quindi il mio festival è diventato un festival nazionale, perché quando tu stai a Pulcinella Mente, quindi l'evento diventa nazionale, perché Pulcinella Mente è diventato una delle più grandi rassegne di teatro e scuola di tutto l'Italia, anche grazie alla venuta del premio Nobel, anche a tanti grandi attori, Giancarlo Giannini, Giorgio Albertazzi. Quindi quest'anno io ho fatto questo festival, anche ho avuto l'onore di avere con me degli ospiti come Gianfranco Caliente, ex voce solista dei Giardini dei Semplici, a cui abbiamo dato il premio alla carriera, 37 anni di carriera, Filippo Schisano, noto cantautore, artista, musicista nelle terre casalese, essere un cantautore trasportato alla musica, quindi anche lui ha avuto un premio alla carriera insieme a tanti artisti, Rosario D'Argento, ho avuto i miei due vincitori del 2011, Vincenzo Cantiello, Valentino Carinello, e più abbiamo avuto 15 talenti rappresentati tutta la campagna. Per me è una grande soddisfazione, quindi è stato un evento bello, anche applaudito da tutto lo staff di Pulcinella Mente. Ogni anno quante persone accorrono qui in questa sede per questo evento? Diciamo ogni anno noi abbiamo fatto minimo 20.000 persone, abbiamo un giro enorme perché vengono da scuola, da Messina, da Milano, da tutta l'Italia, quindi è un evento nazionale, anche perché diciamo è arrivato fino al Parlamento europeo, perché abbiamo avuto l'anno scorso l'onore di avere con noi Pittella, vicepresidente dell'Europa. Quindi il nostro evento sta diventando un evento che anche trasportato in Europa. Abbiamo fatto una conferenza stampa 2 anni fa con il consolato americano, quindi l'evento nostro è veramente un evento, sta andando proprio bello. Siamo con Clementino, oggi abbiamo scoperto un tuo lato particolare, quello legato al teatro. Tu hai fatto teatro in passato, però... Sì, è passato un pochino. No? E porti dentro ancora questa passione? Sì, credo che si veda un pochino sul palco quando faccio i live, che le mie radici sono sicuramente quelle del teatro. Quanto è importante nel rap la dizione? Nel rap la dizione è importante perché ti aiuta prima di tutto a scandire bene le parole e prima di tutto ancora è una persona che non viene dallo stesso paese tuo, magari sta al nord, riesce prima a capire quello che vuoi dire e viene anche apprezzato perché non con il solito cliché da napoletano, dice questo parla così e così. Andiamo nello specifico, lei da poco ha realizzato un altro pezzo, Moviente, ci parli un poco di questo? Questo pezzo Moviente. Sì, Moviente è una traccia nuova che è stata prodotta da Sciablo, che è un grandissimo beatmaker italiano, ed è il primo singolo che è uscito per Universal, quindi è un pochino la forza di andare avanti, insomma, quindi quello rappresenta anche, manco a farlo apposta, il video è stato fatto davanti alla città della scienza bruciata, proprio perché serve a convincere tutti i ragazzi comunque a rialzarsi, ad andare avanti in qualsiasi situazione. Un altro suo grande successo l'anno scorso è stata La Luce. Qual è la luce per i ragazzi, secondo lei, i ragazzi dell'attuale società? La luce è la forza di riuscire a fare quello che si vuole nella vita, che non è impossibile. Cioè io molte volte sento parlare anche del destino, ci sta il destino, ma devi anche andartela a prendere tu, non puoi aspettare sempre che ti viene qualcosa addosso. Spiace dirlo, ma sarà sempre più difficile. La seconda cosa è riuscire ad appagare una propria passione, non il desiderio di mamma, piuttosto che la voglia di metterci la faccia e di diventare famosi. La passione del giornalismo è una passione che si esercita nell'essere un tramite credibile tra le notizie e l'opinione pubblica, cioè questo è. Che cosa succede però adesso? Il giornalista è ancora così un terzo giudice anche per quello che vediamo nella politica italiana degli ultimi giorni? Il giornalista è terzo se vuole essere terzo, se vuole aggregarsi agli interessi di uno degli altri due rispetto a quello che deve essere terzo, non è più nulla, è sempre lo stesso problema. Un giornalista
se fa il giornalista per servire la sua passione o per servire qualcuno. Servire qualcuno, che sicuramente deve essere un modo per intraprendere un cammino forte verso anche dare un appoggio ai giovani. Io sono un giovane in prima persona, no? E vedo che ci sono tante difficoltà nel fare passi avanti, specie nel settore lavorativo. Secondo lei, quali sono stati i passi fatti indietro negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni? La questione dei giovani è sempre la stessa. Ci sono state generazioni in cui c'era più possibilità di ricambio, e qui per il fatto che si è allungata la vita media, che si è allungata la vita lavorativa, che si è ristretta la base occupazionale, si tutela molto di più la permanenza di chi non è più giovane nei posti di lavoro che il ricambio, quello che si chiama turnover, cioè passaggio tra più vecchi e più giovani in posti di lavoro che proprio vengono lasciati disponibili per chi vuole entrare nelle professioni, nel cosiddetto mercato del lavoro. La questione di fondo resta sempre questa: se non si pensa a corsie privilegiate per i giovani, creeremo generazioni di disoccupati, non di nuove leve che servono al ricambio, servono al nostro paese per dare linfa nuova. Se vediamo adesso, fino alla nascita di questo governo, che indubbiamente ha svecchiato l'età media dei leader politici, è sconfortante da questo punto di vista.